Un importante intervento di restauro, il quadro dedicato a Guido d'Arezzo torna a nuova vita. Ecco, come mai l'avete scelto per appunto portarlo a nuovo splendore? Dicevo che è stato un po' un caso, questo quadro era diciamo nello scantinato sotto il campanile e Padre Francesco, parlando con Paolo Castiglia, che è il nostro socio, ha detto: ma perché non ci restaura questo quadro? Castiglia: non mi impegno io, vediamo con il presidente. Abbiamo trovato i soldi per poterlo restaurare, ci ha aiutato poi Linear con la cornice, che è molto bella, avete visto, e l'abbiamo fatto volentieri. Era veramente in situazione catastrofica, si stava perdendo, in questo modo l'abbiamo restituito alla città, è un dono che facciamo ad Arezzo. Tra l'altro è Guido d'Arezzo, quindi il nome di questo frate gira per tutto il mondo, siamo soddisfatti, credo che come Rotary noi continuiamo tutti gli anni a restaurare un'opera e questo è un po' la nostra caratteristica, il nostro impegno. Abbiamo molte cose, molti servizi quest'anno, perché la situazione è molto difficile, però noi ogni anno restauriamo un'opera d'arte delle nostre chiese, che in genere le opere d'arte sono tutte dentro le nostre chiese, ma anche della città in generale, quindi siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Il nostro centro storico è uno scrigno di opere, una più bella dell'altra. Ora, la Badia è legata a una presenza monastica che non c'era da secoli. Pensate che Padre Francesco è solo il quarto parroco di questa parrocchia dal Medioevo ad oggi, perché questa era una chiesa dedicata alla preghiera e non all'esercizio delle funzioni parrocchiali. Rivisitarla, riconoscerla, speriamo ritorni presto a essere un luogo di grande preghiera, come lo è stato per tanto tempo. Arezzo c'ha bisogno di preghiera, perché c'è un desiderio profondo negli aretini di riscoprire le ragioni della fede. Avrete visto tutti quanti le folle che ci sono state nelle nostre chiese nei giorni di Pasqua, la cattedrale in modo eccezionale, ma anche la Pieve, anche San Francesco ritornato pieno di gente, cose veramente degne di considerazione. I ragazzi hanno un grande merito nel nostro centro storico, di averlo rivitalizzato, altrimenti restano un museo di robe morte. Ecco, invece, se Dio vuole, c'è un bel giro di gente giovane e credo che sia una gran risorsa. Questo restauro è anche un segno di ripartenza, come accennava prima, anche della vita, al ritorno alla normalità, ma anche nella vita della fede, come abbiamo visto in questo periodo di Pasqua. Ma la vita di fede è fatta da tante persone, ognuno con il suo stile. Credo che sia importante avere tanta brava gente che viene in chiesa. Poi spero che non vengano solo per i funerali, perché c'è gente che in chiesa non ci entra mai, ma poi dopo, quando sono morti, si cercano tutti di andare nei luoghi significativi d'Arezzo. E va bene, noi preghiamo per tutti, accogliamo tutti e siamo pronti ad aiutare. Un importante intervento di restauro in questa opera del XVIII secolo, che era in condizioni abbastanza difficili. In cosa è consistito il lavoro? Soprattutto è stato importante risanare la tela, che aveva subito dei traumi meccanici molto gravi con grosse lacerazioni. E poi con la pulitura siamo riusciti a riportare un po' più i colori originali, insomma. Ma principalmente è stato un restauro conservativo, perché la tela era molto danneggiata. Un intervento importante anche nei confronti della cornice. Sì, perché allora la cornice, diciamo, è particolare per il colore, anche se è stato riscontrato che ci sono altri ritratti di monaci che hanno proprio questa cornice azzurra. La tipologia della cornice, appunto, si può attribuire alla prima metà del Settecento, con questi colori forti.
era sì danneggiata, soprattutto c'era stato un attacco di tarli, abrasioni, piccole schegge così, quindi è stato trattato col trattamento appunto a permetrina antitarlo e poi richiuso tutti i fori e tutte le, i graffi o le abrasioni che c'era, riprendendo poi il colore che è stato fatto. Anche quello originale era una tempera, tempera azzurra nella parte centrale e ocra nelle parti, nei bordi laterali. Inaugurato il restauro di un importante quadro raffigurante Guido d'Arezzo nella Badia di Arezzo, ecco un gesto che ha anche un importante valore simbolico di ritorno, di ripartenza, di ritorno alla fede, come sta vivendo anche questa parrocchia in questo periodo. Sì, il ritrovamento del dipinto è stata un'occasione per rimettere al centro, no, le proprie radici. Trattandosi di Guido Monaco si tratta della realtà rappresentativa, più rappresentativa per la città di Arezzo e soprattutto anche per la chiesa diocesana, ed è una cosa importante. Come più volte anche il nostro arcivescovo ha avuto modo di dire, non solo nel sinodo, c'è bisogno di nuovo, no? E questo nuovo che avanza, se ritrova un fondamento nelle radici, allora diventa un nuovo davvero di futuro e di speranza. A me piace pensare che il ridare, riconsegnare alla città di Arezzo questo dipinto su Guido Monaco significa riconsegnargli un futuro, riconsegnare una speranza che già comincia ad emergere, no? Nell'affluenza che abbiamo non solo di turisti ma anche di parrocchiani e di fedeli alla vita dell'abbadia. Poi trattandosi di Guido Monaco, che è il padre della musica, il padre delle note, è ancora di più significativo, perché in questo tempo di grande difficoltà e di conflitto riappropriarsi di questa origine musicale, potremmo dire, per Arezzo significa fare della musica uno strumento di comunione, di incontro, piuttosto che vivere questo conflitto. La musica può farci ritrovare, come è successo già nel passato per tante circostanze. Ecco, restituire questo dipinto è come restituire un segno, un simbolo, che non è soltanto patrimonio artistico, ma soprattutto patrimonio cristiano, patrimonio di umanità. E io credo che se ne abbia davvero tanto bisogno.